Cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù e buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme con fede, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. O Padre Santo, ti ringraziamo che ci tieni nel tuo cuore sempre. È Gesù che ce lo assicura. Saremo sempre vivi per te. Questa certezza ci riempie di gioia, di pace, di sicurezza e di volontà di amare sempre, anche quando la nostra vita sarà in pericolo. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché tu sei risorto e vivo e vuoi che anche noi viviamo con te, per te ed in te, ora e per l'eternità. Signore Gesù, ti ringraziamo con tutto il cuore, perché tu hai accettato di morire per dare la vita a noi, vita eterna, vita di gioia, di pace, di felicità per tutta l'eternità. Ti ringraziamo. E ora accogliete con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, la famiglia e i figli. Benedico i tuoi cari vivi defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola anche online. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi e prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi e imprima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi e imprima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da infermità spirituale e corporale e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, beata sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio, e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa, e la sua misericordia è per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore, e ti dice: anima cara, o figlia mia, donati a Maria e segui le sue vie. Ella è disposta ad aiutarti perché conosce Dio e i suoi desideri e conosce bene le tue difficoltà che hanno origine, in più delle volte, nell'orgoglio umano. Allora donati a lei dall'intimo del cuore e frequentemente. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiat sempre, Ave Maria, prega per noi, poveri peccatori, ma figli tuoi.